Le origini del santuario risalgono al 15 di maggio 1345, festa di Pentecoste, quando, secondo la tradizione, un povero pastore storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine Maria e, seguendo un'intuizione interiore, la portò sul colle di Montenero, a Livorno, luogo già conosciuto come il rifugio di briganti e per questo considerato oscuro e tenebroso, il Monte del Diavolo. Indi a poco un pastor sentì chiamarsi e, rivolto a mirar chi lo volea, quanto più spesso udiva nominarsi, tanto più solo il corpo suo vedea. Ma seguendo la voce in appressarsi, udì parlar Maria che a lui diceva: «Pastor, solleva questo grave sasso e verso Montener rivolgi il passo». O cara Madonna di Montenero, che avete consolato tanti afflitti, consolate anche il mio cuore, che solo in voi ha riposto ogni speranza. O Vergine Santa, come per mezzo vostro Gesù santificò Giovanni Battista e portò la gioia più pura nella casa della cugina Elisabetta, così per vostre intercessioni Gesù mi conceda la grazia. E porti la consolazione più santa nell'angustiato mio cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima di Montenero, pregate per noi.